Abbiamo fra noi una collega carissima, un'amica, oltre che docente di semiotica di fama internazionale, Nathalie Reulens, che occupa la cattedra di teoria della letteratura e semiotica presso l'Università del Lussemburgo. È una nostra ospite abituale, sono sempre onoratissimo di ricevere le sue visite. Quest'oggi la sua presenza è particolarmente significativa perché Nathalie ha curato questo bellissimo libro che è comparso in francese, è stato pubblicato nel 2017, un bellissimo libro anche dal punto di vista grafico, contiene delle foto stupende, eccetera, eccetera, che si intitola Visage, volti, histoire, représentation, création, storie, rappresentazioni, creazioni, con una serie di contributi interdisciplinari che fanno un po' il punto su tutto quello che sappiamo delle scienze umane, ma anche nei confini delle scienze umane, per quanto riguarda il significato del volto. Oggi Nathalie, che tra le sue tante doti parla anche un italiano letterario, direi, quindi ci fa l'onore di parlarci nella nostra lingua, ci parlerà del doppio volto del re. Allora vi prego naturalmente di ascoltare in religioso silenzio, perché come sapete tutto quello che la professoressa Nathalie Reulens dirà potrà essere utilizzato contro di voi e nel momento dell'esame, ma anche perché grazie a Gianmarco ci sono delle registrazioni in corso. Queste registrazioni saranno poi molto utili per quanti fra di voi vorranno sostenere l'esame e quindi dovranno rivedere queste conferenze in vista dell'esame, e come vi ho detto ci sono i miei studenti che sono al quarto o quinto anno fuori corso, esattamente perché hanno prodotto del brusio durante le registrazioni delle conferenze del semestre. Quindi come sempre vi prego di accogliere la professoressa Reulens con un breve applauso. Molto contento, la ringrazio ancora e lascio la parola. Grazie Massimo Leone. Ecco, io prima spiego un po' l'andamento del corso e poi ci sprofondiamo nelle tematiche. Quindi vorrei per prima cominciare con la presentazione del libro, che tra l'altro forse potremmo far circolare o l'avete già, no. Avete già avuto l'occasione. Prega di farlo circolare un po' con cura, perché è un bel oggetto, diciamo, poi la proprietà del professore, quindi. E poi rifletteremo insieme sul nesso tra volto e potere, ci soffermeremo su un ritratto ben preciso di Luigi XIV, che potrà illustrare la dottrina del doppio corpo del re, di cui vorrei trarre anche la dottrina del doppio volto del re e riflettere con voi. Poi parleremo della differenza tra volto ed effigie, una effigie che per me diventa una specie di rompicapo semiologico perché scappa a tutte le categorie. Vedremo che abbiamo difficoltà a inserire un certo altro ritratto preciso, che è la maschera di cera anche di Luigi XIV. Questa maschera quasi mortuaria, maschera di cera, per me diventa un rompicapo semiologico e vedremo perché. Tenteremo di realizzare uno schema tensivo del viso, anche con l'idea della semiotica delle tensioni, semiotica tensiva piuttosto, e poi ci sarà un esercizio interattivo, quindi conterò sul vostro contributo per riflettere su altri visi. Allora, per quanto riguardano i contributi, come vedete, c'è prima nel libro che sta circolando, c'è prima una prefazione dell'antropologo Jean-Jacques Courtin, che lui stesso ha lavorato molto sul viso e che allude anche a una pubblicazione contemporanea del 2017 di Hans Belting intitolata FAS, une histoire du visage.
solo che dice che questa pubblicazione ha un'impostazione troppo polarizzata sul viso, che c'è o il viso maschera funebre o il viso volatile, mobile, naturale, e dice che è un po' troppo semplice lavorare sul viso in questo modo. Fa allusione dopo alla propria pubblicazione con Christine Laroche, in cui hanno fatto un'archeologia delle espressioni rispetto alle emozioni nei secoli scorsi. Invece parla anche proprio della nostra pubblicazione, perché ne scrive la prefazione, e dice che l'interesse di questo libro rispetto a tutto quanto si è già fatto sul viso è che c'è una riflessione sullo sconvolgimento identitario estremo dopo una deturpazione del viso, dopo una mutilazione oppure dopo un trapianto. E se torniamo indietro, infatti, ecco, se torniamo indietro e vediamo il titolo è già stato formulato dal professore, ma se vedete la casa editrice, la collana è proprio una collana di medicina, clinica, il che significa che in questo volume ci sono anche partecipazioni e contributi sulla clinica del viso, e ci sono questi termini un po' strani come la prosopagnosia, che sarebbe una lesione cerebrale in cui le persone ferite non riconoscono più i tratti del viso dei prossimi, della famiglia, eccetera. È molto handicappante. Oppure c'è l'epitesi, e questo volume è il risultato di un convegno in cui sono stata partecipe, e c'era a questo convegno un epitesista, si chiama così, non la protesi ma l'epitesi. Era un medico che ricostituiva questi visi mutilati, e tra l'altro persone che hanno perso un occhio. E in realtà eravamo in Svizzera, a Lausanne, e lui dice, pretende che in Svizzera molte persone hanno un occhio ferito o che proprio perdono un occhio per via dell'industria dell'orologeria, perché stanno lavorando con queste lenti, con questi materiali nocivi. E come lui fa per ricostituire un occhio, per esempio, prende una resina, una silicone, ma era molto simpatico il medico, e dice: ogni tanto, se mi serve a riprodurre una vena, prendo un vecchio maglione, tiro un filo e lo inserisco nell'oggetto. Potete vedere esempi nel libro che sta circolando, si chiama Pascal Bird, questo articolo per me incredibile su come operare una ricostituzione non solo materiale ma anche simbolica per una persona che non ha più il viso che aveva prima, e quindi ha bisogno di una ricostituzione identitaria e simbolica. Poi ci sono anche discorsi, per esempio, sull'anestesia, che cos'è un'intubazione tracheale, come sapere dove inserire il tubo. Bisogna prima conoscere il viso, misurarlo, prevedere dove entrerà o non entrerà questo tubo. Quindi questo volume è realmente interdisciplinare, ma anche indisciplinato, come si dice nell'introduzione. Nella quarta di copertina, o anche nella prefazione, si dice che il viso è un oggetto totale, nel senso di Marcel Mauss, che diceva che certi fatti sociali sono oggetti totali. In realtà ci sono tanti approcci immaginabili, come abbiamo declinato poi quando abbiamo curato il volume. L'abbiamo organizzato secondo delle rubriche, cinema, arte. Per arte guardate quello sull'arte bruta, l'art brut, perché eravamo a Lausanne, e a Lausanne c'è la collezione più famosa dell'art brut curata da Dubuffet, che ha scoperto che gli alienati che fanno arte sono anche artisti. E l'importanza del viso è fondamentale nell'art brut,
perché le persone disturbate psichicamente disegnano spesso macrocefali, capite, no? Una testa immensa rispetto al corpo, quello che fanno anche i bambini. Perché i bambini disegnano macrocefali? Perché conoscono il bere, il vedere, il sentire, hanno tutte le funzioni del viso, ma il loro corpo lo ignorano un po'. E quindi abbiamo lo stesso fenomeno di questi macrocefali dalle persone alienate e dai bambini. Tutto questo viene studiato nel libro, poi ci sono anche riflessioni sull'identità, sulla biometria che abbiamo chiamato caratteri, il rapporto tra la misurazione e il carattere di una persona, che porta poi naturalmente alla fisiognomonia nel passato, che è diventato poi morfogenetica e poi biometria, con naturalmente dei rischi di eugenismo, di dire lui ha una faccia da criminale, lui ha la faccia dell'ebreo, eccetera. E poi queste cliniche di cui ho già parlato, per esempio l'epitesista, alla fine un artista che era presente al convegno, un fotografo che vuole fotografare i visi del potere spogliati della loro apparenza di potere. Quindi per esempio un presidente o un magnato dell'industria senza il suo sorriso, senza decoro nei due sensi del termine, senza inscenatura. E spesso questo fotografo viene ad appoggiare la propria faccia dietro alla persona in questione, un po' come per con un gesto un po' di empatia rispetto a questa persona che ormai ha perso la sua apparenza di potente. Allora, possiamo riflettere un attimo quello che dicevo, il nesso tra volto e potere. Anche nel mio articolo, per esempio, avevo usato le teorie di Gilles Deleuze e Félix Guattari, che dicono che esiste nell'ideologia, nella politica, nei comportamenti, una macchina della visaggeità. Non so come tradurre esattamente in italiano, ma capite, no? Una macchina del viso. Questa macchina è un sistema doppio, muro bianco e due palle, due buchi neri, buchi non palle, buchi neri. Il muro è la significanza e il buco nero va verso, dietro il muro, va verso l'interiorità, quindi è la soggettività. E quindi questo sistema, questo dispositivo è una specie di filtro normativo che accetta o meno i visi, vede se i visi sono conformi a questa, in Occidente sarebbe il viso del Cristo, il viso di un clown bianco, Piero Lunario, angelo della morte, o Santa Sindone, siamo proprio a Torino, nel posto giusto, sarebbe una specie di grado zero normativo, da non confondere con il grado zero salute di Barthes, di Roland Barthes, che vedremo dopo. Questa macchina ha anche una particolarità, che può produrre delle visaggeificazioni su certi oggetti. Pensate ad un film dove c'è un close-up su un oggetto, per esempio il coltello di Jack the Ripper, era un famoso film americano di un serial killer con un coltello. Il gros plan, il close-up sul coltello, trasforma questo coltello in un viso. Lo stesso succede naturalmente nel famoso film di Eisenstein, Il vecchio e il nuovo, il passaggio dai contadini isolati alla corporazione, e si comprano insieme una macchina per fare il burro, no? Una écrémeuse.
e lì c'è una, tutti questi close-up su questa macchina la trasformano in viso su questa, come si chiama, una écrémeuse, dopo lo vedremo in immagine, quindi questa visageificazione su un oggetto succede anche, per esempio, dice Deleuze, nell'erotomania, nel feticismo. Se tu guardi una scarpa da donna e sei feticista, diventa un viso. Oppure anche in altre situazioni, per esempio, nel sempre sempre in rapporto col potere, il potere materno, tramite l'allattamento. Il seno col capezzolo è una specie di viso con occhio. Lui trova questa stessa struttura in tanti altri oggetti. Potere politico, le bandiere, icona. Allora, sottolineate mentalmente la parola icona, perché dovremo ritornarci quando parleremo di questo rompicapo semiologico. Oppure nel cinema il close-up di questi visi, no? Pensate a Griffith negli Stati Uniti, dove il viso era sempre aggirato da una specie di aureola, di aura, se volete. Questa macchina produce, naturalmente, visto che è normativa, il razzismo passa, è un modo di passare tra questo scrigno della macchina, sempre in funzione dell'uomo bianco, che sarebbe la norma, gli altri sono conformi o meno conformi, e poi vengono spinti in un ghetto, è un ebreo, è un arabo, è un nero, è un matto. Il muro non sopporta l'alterità. Allora, dietro al volto c'è naturalmente la testa, e Deleuze e Guattari hanno mostrato che la testa si deve estrarre sotto il viso. Il viso è la norma, ma la testa è quella che non è sovracodificata dal viso. In certe società primitive non c'è il volto, non c'è il viso, perché già il corpo contiene degli occhi, per esempio tatuaggi o altre pitture corporee. Appena la macchina sovracodifica la testa con un viso, allora si individuano delle devianze e si respingono i visi non conformi, come abbiamo detto. Gli artisti ovviamente metteranno in evidenza la testa contro la tirannia del viso nel Novecento. A partire dal Novecento si può dire, a partire da Munch, che conoscete, Edvard Munch, il grido. Edvard Munch mette, lo conoscete, no? Questo personaggio con la bocca aperta. Con la bocca aperta era impossibile prima, secondo il canone della bellezza, era impossibile far vedere qualcuno con la bocca aperta. Ma si va molto più in là con questi trittici di Francis Bacon, che proprio mostrano anche loro la bocca. E sapete che la bocca è, secondo il filosofo Bataille, Georges Bataille, no? È la zona di indeterminazione tra l'uomo e la bestia, è quello che noi abbiamo in comune con la bestia. E proprio nel grido mettiamo la testa un po' indietro, come fanno gli animali, quindi abbiamo una specie di collo nella stessa attitudine degli animali. Quindi l'arte del XX secolo, a partire dal grido di Munch, deroga alla macchina di visaggeità, che è sempre organica, sempre armoniosa e normativa, e fanno sorgere la testa meno degna, perché la testa abbiamo in comune con gli animali e con la bocca, tramite la bocca, anche la testa, al di là della dignità della faccia. Per esempio, in questa scultura di Mitorai, questa Vittoria è stata decapitata.
Eppure, non importa, altre teste crescono sul suo viso, quindi lei se ne infischia di avere un viso o meno, ha tante teste, crescono d'altrove. Se vediamo dopo Deleuze anche contemporaneamente, no? Nella cronologia, anche Roland Barthes ha sempre legato il viso al potere. Lui, in un altro modo di Deleuze, lui andando a togliere tutti i connotati del viso per ottenere un grado zero, che sarebbe quello di Greta Garbo, con questo viso marmoreo, viso idea, un viso di gesso, anche quello di la faccia farinosa di Chaplin, oppure in un altro testo di Roland Barthes che si chiama L'impero dei segni, no? Molto bello, sul Giappone, il viso calligrafato dei giapponesi. I giapponesi, secondo Barthes, non hanno palpebre, hanno una specie di tratto come una virgola, l'occhio è come una virgola calligrafata sul viso. Se non avete palpebre non c'è l'interiorità, non c'è tutto questo discorso sulla palpebra che chiude lo specchio dell'animo, tutto questo è più liscio nel viso giapponese. Sono esempi di, secondo Barthes, grado zero. Invece, appena c'è connotazione, siamo nel regno del potere. Per esempio, il ciuffo di capelli di Marlon Brando nel film di Mankiewicz che si chiama Giulio Cesare, questo ciuffo, questa ciocca, non so come si chiama, connota la romanità. Barthes dice questo va bene su Marlon Brando, ma su americani, attori americani è proprio ridicolo. Con Marlon, lui già ha un po' una faccia romana. Quindi Barthes fa vedere che il viso è sempre connotato, perché questo viso grado zero in realtà non esiste, perché sarebbe togliere artificialmente i connotati e arrivare ad un viso adamico, che poi diventa un non viso, no? È un viso idea, come quelli tre che ho mostrato. Quello che oppone al potere e al connotato è l'aria, e per me l'aria è essenziale. Che cos'è l'aria di una faccia? E lui stesso aveva un problema, perché diceva che aveva l'aria stupida. Su tutte le fotografie, in realtà lui, grande intellettuale, ha un po' un'aria stupida. L'aria è proprio la parte fantomatica, inaccessibile della personalità, e naturalmente gli artisti hanno messo in evidenza questo fantomismo, come lo dice un pittore e scrittore che si chiama Henri Michaux, che ha molto lavorato sul viso. Il temperamento lui lo chiama il fantomismo, quello che c'è dietro alla faccia, quello che è quasi inaccessibile e che si può dipingere solo con l'acquarello, perché l'acquarello ha questa fluidità, questa plasticità del temperamento. Si vede in artisti più recenti, provano a scernere quello del viso che non si vede, quell'aria, e poi ho fatto vedere di nuovo questi artisti dell'art brut, dove c'è una proliferazione di visi. Altri artisti in letteratura, proprio Rainer Maria Rilke, ha anche fatto vedere che c'è un viso, ma ci sono tanti visi, e non è semplice scrivere, parlare, riflettere sul viso, perché oppure ci sono delle persone che hanno solo un viso tutta la vita, oppure ce ne sono che ne cambiano sempre, oppure ce ne sono che sono un po' avari col loro viso usano pochi visi, ma in realtà ne abbiamo tanti. E lui si sofferma, lui nel suo soggiorno parigino, si sofferma in una via e incontra una donna povera che sta proprio quasi piangendo col viso nella mano, e a un certo momento strappa la mano dal viso e dice: ho visto questo viso, era rimasto nella mano.
ma avrei voluto vedere anche la testa senza viso, perché lui faceva rumore camminando come zoccoli, e quindi lei si è un po' sorpresa nel suo affetto, si è levato la testa e il viso è rimasto nella mano. Lo vedete qui, no? La donna si spaventò, sto leggendo le ultime frasi, e si sollevò via da sé troppo presto, troppo rapido, troppo rapida, e il viso le rimase tra le due mani. Potei vederlo posato là dentro, la sua forma vuota. Mi costò uno sforzo indescrivibile fermarmi alle mani, non guardare quanto s'era strappato da esse. Inorridivo nel vedere un viso dall'interno, ma ben altro terrore avrei provato davanti alla testa nuda, piagata, senza viso. Ecco, anche questo è un altro esempio, un non viso. Allora, se torniamo indietro, arriviamo al nostro argomento sul doppio corpo e doppio volto del re, per far vedere che la proliferazione del viso c'era anche all'epoca classica, per motivi anche lì di potere. Perché passiamo ora dal volto al ritratto. Che cos'è un ritratto? È in realtà una raffigurazione che imprigiona il volto in un quadro, per me. E qui vediamo che c'è quasi una specie di equazione tra viso, volto, ritratto e immagine in genere. Perché si diceva all'epoca di Luigi XIV, on dirait que le roi n'est roi qu'en peinture. Pare che il re sia re solo in pittura. Il re ha bisogno di quello che Peter Burke chiama, dov'è? La fabbricazione. Ho lasciato un titolo in inglese perché è molto bello, l'idea di Fabrication of Louis XIV. In francese è stato tradotto meno bello per me, le strategie de la gloire, perché c'era tutto un dispositivo artistico attorno a Louis XIV per metterlo in scena e per venerarlo, per glorificarlo, per magnificarlo. Tra l'altro, tramite il ritratto che è stato quindi chiesto a Hyacinthe Rigaud. Hyacinthe Rigaud era diventato pittore ufficiale del re dopo Charles Lebrun, che aveva già decorato tutto il Louvre, Versailles. E alla fine della vita viene devoluto a Hyacinthe Rigaud, che aveva già fatto le sue prove dipingendo il fratello del re, e anche il delfino che dopo morì. Il delfino già in questa posizione con un bastone davanti a una battaglia. Lui ha detto: ah, mi piacerebbe avere un ritratto analogo, soprattutto che proprio in 1700 il nipote, perché il delfino era morto, il nipote Filippo V era stato investito re di Spagna. E lì abbiamo già l'idea dell'effigie che tornerà dopo. Ha detto: vorrei inviare la mia persona per accompagnare il mio nipote, solo 17 anni, ha bisogno di un aiuto psicologico, quindi manderò il mio ritratto per essere presente. E lì abbiamo già l'idea dell'effigie che tornerà dopo, perché l'effigie non è più. L'effigie si usava, per esempio, impiccare in effigie. Quando il delinquente era assente, si usava un suo ritratto e si impiccava simbolicamente il ritratto.
si faceva anche nelle corti europee, non c'era Facebook, non c'era internet, quindi che cosa? Non c'era fotografia, si prendeva un ritratto, se lo portava addosso, si metteva sul trono, anche se il re era assente, come se io qui non ci fossi, ma ci fosse il mio ritratto. Lui voleva mandare al nipote, che è diventato nuovo re della Spagna, questo ritratto. Era talmente riuscito che ha detto: ne voglio due, ne voglio uno per me, uno per il nipote. Se guardiamo il quadro, che cosa vediamo? Vediamo che abbiamo a che fare con un ritratto molto verosimile, di una faccia un po' già deturpata dalla malattia, aveva la vaiola, aveva la gotta, quindi molto somigliante, ma comunque un corpo molto nobile, maestoso, vecchio, e la testa vecchia, ma le gambe da giovane ballatore, no? Era un ballerino, era un grande ballerino Luigi XIV da giovane. Quindi abbiamo qui un ritratto sincretico, alla volta divino, perché investito del diritto divino, quello che riceve col sacro, no? Riceve questo mantello d'ermelino, le regalia sono lo scettro, eccetera, la corona, tutti questi oggetti che fanno di lui una specie di dio in terra, e anche la parte umana. Allora abbiamo la teoria, la dottrina del doppio corpo del re. Il re era sempre divino, aveva anche poteri taumaturgici, eccetera, ed era anche un saccus merdai, era un uomo qualsiasi, corruttibile. Allora vorrei riflettere con voi e vedere se la dottrina del doppio corpo del re è anche valida come dottrina del doppio volto, perché se prendiamo l'iconografia bizantina, l'adorazione delle icone piuttosto bizantina, abbiamo nell'icona allo stesso tempo la presenza reale del divino e l'icona materiale, quindi abbiamo il doppio volto nell'icona, materia e presenza divina, la presenza del prototipo del divino nella materia dell'immagine, per quello che gli ortodossi devono abbracciare le icone, perché devono entrare in contatto col divino che è presente, si chiama la reale presenza nell'immagine. Qui abbiamo un'icona che bacia un'icona, quindi una icona di Vladimir Putin, già icona del potere, che bacia l'icona divina. Allora, come si è fatto questo ritratto? Luigi XIV era vecchio, come vi ho detto, non sopportava di stare in piedi troppo a lungo. Naturalmente questi piedi, come vedete, sono quelli del ballerino di tanti anni fa, molto elegante, con questi escarpins, queste scarpe che sono come piccoli piedistalli che ancora lo innalzano, lo magnificano. E invece il pittore ha lavorato così che ha chiesto a Luigi XIV di prendere il suo volto come sedute di pose senza il corpo, quindi ha fatto due ritratti, uno del corpo e uno del volto, che ha poi incastonato nel quadro per non disturbarlo troppo. Solo che alla fine non ha mandato questo quadro al nipote in Spagna, ma ne ha mandato un altro. Ha mantenuto la faccia, ma ha preso un anziano corpo che aveva già dipinto precedentemente, l'ha incastonato anche lì per far vedere al nipote che lui rimane il
l'incarnazione della guerra e che non si lascerà vincere facilmente. Quindi diventa un ritratto militare che avrà mandato in Spagna. Poi c'è questa demoltiplicazione, queste copie, una specie di, come dire, di proliferazione ubiquitaria di Luigi XIV. Ma quello che a me mi preme è vedere che si insiste soprattutto sulla somiglianza. Allora, questo arriviamo quasi al rompicapo semiologico. Abbiamo parlato dell'icona, che siamo vicino alle icone bizantine, in cui c'è la reale presenza divina nel ritratto, e d'altra parte c'è l'insistenza sulla somiglianza naturalista, realista. Sul fatto, se leggete tutti questi commenti che sono elogi, insistono proprio sulla la vita che c'è dentro, una realizzazione senza difetti, un pennello fedele, una correzione perfetta, una somiglianza, nei due testi somiglianza perfetta. Allora mi chiedo, siamo ancora nell'icona, nel senso di Charles Sandor Peirce, conoscete i tre tipi di segni, icona, indice, simbolo, o siamo nell'indice, o siamo nel simbolo, perché è simbolo del potere, emblema del potere, dove siamo? E questo, prima dobbiamo vedere tutta questa strategia del potere, come diceva, fabbricazione del potere attraverso la proliferazione dell'immagine. Lui investe tutto lo spazio pubblico, non ci sono altre arti. All'epoca di Luigi XIV, monarchia assoluta, c'è solo l'arte, consiste solo a magnificare il re in tutti i modi. Allora, anche gli italiani Bernini arriva a Parigi con questo bellissimo ritratto, poi avrà fatto altri sbagli che viene rifiutato, avrà fatto sbagli per il Louvre, perché Bernini aveva un'idea del Mediterraneo e fa una proposta del Louvre troppo estiva, che non conviene nel clima di Parigi. E fa un altro sbaglio, quale? Che mostra un re sorridente. Non si fa, un re non sorride, non ha bisogno di sorridere perché è al di sopra di tutti, perché sorridere è infatti essere inferiore. Se sorridi sei nell'empatia, quindi sei inferiore. E questa statua è stata ribattezzata, hanno trovato una soluzione, non è più Luigi XIV, è un altro, è un generale dell'antichità. Vedete qui non solo proliferazione ma mise en abîme. Lui è fotografato, quasi, volevo dire, mentre sta visitando un'industria di arazzi, dove lo mettono in scena. Quindi viene messo in scena in un momento in cui tutti lavorano per metterlo in scena. Il ritratto è naturalmente il momento emblematico di questa fabbricazione, e si fa vedere anche sul quello che si chiama la storia metallica. Si può seguire la storia di Luigi XIV tramite le medaglie. Queste medaglie lo fanno vedere in effigie e dietro fanno vedere una conquista, una battaglia, oppure fanno vedere col sole di sopra in bronzo tutte le età della vita, tutta la sua biografia in effigie, da già Antoine Benoît, che ci interesserà dopo. Quando il potere quando si finisce, alla fine del regno, la fine del regno corrisponde con la fine del ritratto. La fine del ritratto è il momento in cui il ritratto di Luigi XIV viene buttato nella cantina, non serve più. E questo è molto ben inscenato da Watteau. Si butta il ritratto di Luigi XIV nel oubliette, si dice in francese, les oubliettes, se lo dimentica. Allora, il re è morto, viva il re.
questa codificazione dell'immagine regale si prosegue tra i secoli fino a oggi. A oggi naturalmente non è più un dipinto, è un ritratto ufficiale fotografico, solo che è codificato nello stesso modo. Roland Barthes ha scritto questi bellissimi testi sulla fotogenia elettorale e dice che una posa frontale è proprio di una che ha un'idea chiara e molto, come si dice, è pronto a vincere il nemico, eccetera. Si può dire che qui, se prendiamo la codifica di un professore di arte drammatica, che era Del Sartre, molto famoso, che aveva proprio declinato in una grammatica l'espressione del viso, si potrebbe dire che il viso di Macron appartiene alla categoria centrale, quella neutra, sarebbe il viso neutro. Però il viso è neutro, ma le mani sono lì come uno, come un'aquila che sta per acchiappare la sua preda, sfrecciare verso il nemico. Quindi bisogna sempre studiare non solo la faccia, ma anche tutta la gestualità che va intorno. E ora arriviamo al mio, al nodo cruciale, problematico della mia conferenza, per cui ho bisogno del vostro aiuto. Perché un altro ritratto, che è di ceroplastia, significa un wax portrait, conoscete Madame Tussaud, conoscete, come in Francia, il nome mi sfugge, del Musée Grévin, conoscete il Musée Grévin. Qui abbiamo un ritratto di cera. La cera si usava per le maschere mortuarie. Abbiamo un bassorilievo di cera di Luigi XIV. Quindi la mia domanda: siamo nell'icona, nell'emblema, nel simbolo, o siamo nell'indice? E non so se ho tempo di far vedere un filmino di 2 minuti dove hanno restaurato questo... No, c'è solo cliccare su YouTube. Hanno voluto restaurare questo ritratto, che è di 1 metro così. Hanno sollevato la ciocca di capelli, che tra l'altro sono capelli veri, che sono un po'... hanno cambiato colore col tempo. Hanno scoperto un orecchio. Questo orecchio mi ha fatto pensare al paradigma indiziario di Carlo Ginzburg. Conoscete il bellissimo libro di Carlo Ginzburg che si chiama Miti, spie, emblemi, in cui fa vedere che dalla fine dell'Ottocento c'è in tutta l'epistemologia delle scienze umane un nuovo paradigma, paradigma indiziario. Per esempio il medico storico dell'arte Morelli, che attribuiva i quadri secondo il lobo, la forma del lobo dell'orecchio, che diceva per esempio: questo non è un Botticelli. Lui riattribuiva i quadri perché Botticelli faceva i lobi in questo modo, e così poteva distinguere una copia di un ritratto vero a partire da un dettaglio apparentemente secondario, un dettaglio poco importante. Allo stesso modo lo fa Sherlock Holmes quando trova le tracce, oppure allo stesso modo lo fa Freud in psicanalitica quando studia il lapsus, eccetera. Lui lo chiama il paradigma indiziario, che viene dall'arte venatoria, dai cacciatori che devono vedere le impronte sulla sabbia e devono dedurne o abdurne che è passato per là tale animale, perché come conoscete la storia di Serendip, che avevano trovato questi principi di Sri Lanka, avevano visto che era passato per là un cammello cieco da un occhio, perché aveva mangiato solo la vegetazione a sinistra, eccetera. Lavorare sulle tracce
per abdurne un significato. Questo è l'indice da Peirce. Allora, l'orecchio sarebbe per me un modo di reindexicalizzare quello che era iconico, avete capito? L'icona del re ridiventa indice. Un altro modo in cui è ridiventato indice è che il Antoine Benoît, lo scultore, ha voluto far vedere tutte le imperfezioni della pelle, quello che in storia dell'arte si chiama l'incarnato. L'incarnato è il momento più difficile di un pittore, che deve fare vedere la pelle, ma anche quello che c'è sotto la pelle, le vene, i nervi. Questa era una sfida per tutti i pittori della storia. Ha lavorato su questo Didi Huberman in un modo molto bello, perché l'incarnato è il sintomo, siamo di nuovo nel paradigma dell'indice, è il sintomo, per esempio un rossore è un sintomo di un'emozione, eccetera. Lui, Didi Huberman, è passato dall'incarnato all'incarnazione, risalendo a Tertulliano, che proprio ha scritto sull'idolatria, facendo una distinzione tra idolum e incarnazione. L'idolum è il puro visivo dematerializzato, puro visivo ideale. Invece l'incarnazione, che poi diventa il visuale, non più il visivo da Didi Huberman, è lo spessore materiale dell'immagine. Quindi abbiamo questo paradosso nel nostro ritratto di cera, di cui vi faccio vedere il restauro, se funziona, se c'è il suono. E mi dispiace, è in francese con sottotitoli inglesi. Cette extraordinaire portrait en cire de Louis XIV a été réalisée au tout début du XVIIIe siècle par Antoine Benoît. L'artiste était détenteur du titre de peintre du roi et son unique sculpteur en cire colorée. Il a réalisé plusieurs effigies de Louis XIV, mais seule celle-ci est aujourd'hui connue. Ce portrait est réputé provenir de la collection du comte de Maurepas, sous l'Ancien Régime, et il a été donné au château de Versailles par l'empereur Napoléon III en 1856. Il était important de présenter ce portrait de Louis XIV à l'exposition qui lui est consacrée, car il constitue sans doute l'effigie la plus réaliste du roi, qui le montre tel qu'il était à l'âge d'environ 65 ans, sans aucune concession. C'est un portrait quasi photographique qui a pu atteindre ce degré de réalisme en raison précisément de la technique selon laquelle il a été réalisé. Le sculpteur est probablement parti de plusieurs prises d'empreintes directes réalisées sur le visage du roi. C'est ce qui permet de comprendre le rendu des accidents de l'épiderme, ces traces de la variole que Louis XIV avait contractée dans son jeune âge. Ayant réalisé un moule du visage, Antoine Benoît y a coulé de la cire d'abeille liquide qui, en séchant, a figé les traits du visage. Par la suite, il a repris l'ensemble des carnations au moyen d'un glacis coloré pour rendre notamment la barbe et les lèvres. Il a ajouté un œil de verre et une perruque de cheveux fixés par des épingles. Ces cheveux qui ont été analysés sont d'origine humaine. S'ils sont devenus blancs, c'est à cause de leur prolongue exposition à une lumière forte. En retournant les mèches, on a pu en effet s'apercevoir qu'ils sont bruns et après restauration, on a fait en sorte de présenter, en la retournant, une mèche des moins en bas à gauche. Antoine Benoît a fixé son relief de cire sur un fond de bois. C'est par la radiographie que l'on a pu voir les trois clous qui servent à le retenir et qui n'ont probablement pas été touchés depuis le XVIIIe siècle. Trois morceaux d'étoffe ont été ajoutés, un collet de dentelle, un cordon du Saint-Esprit en soie bleue, en grande partie décoloré par la lumière, et un morceau de velours rouge, probablement renouvelé au XIXe siècle, voire au XXe siècle. La plus grande surprise de cette restauration a sans doute été de découvrir l'oreille du roi sous les cheveux. Ce morceau inattendu nous fait entrer encore plus dans l'intimité du souverain. C'est précisément le propos de cette exposition. Ecco, l'orecchio del re. Ho perso la mia presentazione. Esatto, giusto. Scusate.
Grazie. No, non è la mia. Quindi avete visto che si tratta di un'impronta, hanno proprio fatto delle impronte del viso. Impronta fa pensare naturalmente alla, nella triade di Peirce, all'indice, ma rimane anche una specie di maschera funebre ante litteram. Lui non è ancora morto, ma ha già un viso marmoreo. Allora la mia domanda a voi: in che paradigma siamo? Siamo, e se andiamo avanti, è stato anche usato dal fotografo in questione, che si trova in Leporello, in fisarmonica, nel libro che avete visto, no? Le sue fotografie sono presentate nel libro. L'ha usato come emblema del potere. Rispetto a questi altri emblemi del potere spogliati dal loro viso apparente, ed è, assomiglia anche a un Madame Tussaud, no? Come altri potenti che hanno già quest'aria di maschera funebre. Se prendiamo la maschera funebre, c'è anche un'ambiguità. Prima cosa, la maschera funebre per me ricorda che ogni immagine ha qualcosa di cadaverica, ricorda il, o rivela il paradosso di ogni immagine. Inoltre, se prendiamo la teoria di Maurice Blanchot, famoso filosofo del XX secolo, lui dice che il defunto comincia solo dopo la morte a assomigliare a se stesso, come per esempio un utensile fuori uso. Un utensile fuori uso perde la sua funzionalità e finalmente appare. E c'è qualcosa nel viso di una persona morta molto importante, perché lui è lì e non è lì. È presente e assente, non ha più luogo, non ha più soggiorno. E questo ha affascinato Maurice Blanchot, e lo possiamo, questa antitesi o questa ambiguità lo troviamo forse in ogni immagine, che c'è qualcosa di vivo, di morto allo stesso tempo, come un oggetto fuori uso, che comincia solo ad assomigliare a se stesso. Si potrebbe dire anche di un neonato. Un neonato non è ancora nell'apparenza, quindi assomiglia a se stesso. Allora, nelle maschere funebri c'è sempre la difficoltà di la ricostituzione. La maschera, buongiorno, funebre è anche un'impronta. Per Napoleone era un po' complicato, perché erano a Saint-Hélène, no? È morta su un'isola e non c'era il gesso, quindi bisognava andare su un'altra isola, prendere il gesso, ed è lì che è nato per la maschera funebre la cera. Hanno cominciato a fare le maschere funebre di cera. Quella di Dante sono studiosi dell'Università di Bologna di ingegneria che hanno rifatto un nuovo viso, meno spigoloso, meno aquilino. Hanno voluto riumanizzare. Vedete che di nuovo siamo in questo imbillico tra una cosa molto iconica, distante, e qualcosa di più umano, di infuso, in soffiare la vita nel ritratto di morte. Lo stesso fenomeno per me succede nell'ideale di bellezza. Che cos'è il bello per certe norme, le norme della tirannia della bellezza? È il viso medio. Il viso medio sarebbe più bello di un viso particolare. Il viso medio diventa una maschera mortuaria, perché è un viso senza singolarità, senza imperfezioni. E quest'artista, che tra l'altro ho conosciuto, poi
è un delinquente, ma l'ho saputo solo dopo. Lui ha fatto, di tutte le sue amanti, ha fatto un viso medio, che per me non è bello, per lui sarebbe rimane artificiale, una bellezza artificiale, la bellezza media. No, non potete a casa guardare, dura un minuto, come lavora col morphing, fa le immagini, le sovrappone e diventa una bellezza non viva, artificiale. Lo stesso fenomeno si vedeva da questi pionieri della biometria che dovevano misurare perché non c'era ancora le impronte digitali, non c'era più il marchio marchio bruciato nella pelle, quindi bisognava individuare, ritrovare i criminali, e lo facevano con le fotografie. E c'era il Galton, pioniero anche dell'eugenismo, quindi ci sono state delle derive dopo. Voleva comporre un'immagine, una fotografia di un criminale tipo. Aveva preso tutti i criminali e li aveva sovrapposti con un morphing, una tecnica assomigliante al morphing attuale. Il problema è che ha ottenuto un viso bello, non un viso da criminale, perché sovrapponendo tutti i visi diversi diventava una media piuttosto piacevole. In quegli anni c'era questa ossessione di misurare il viso, anche misurare la fotogenia di questa celebre sportiva tennis woman, e provavano a misurare, il che risale ovviamente all'arte classica, la bellezza sarebbe proporzionale, armonica, come lo dice anche Eco, risalendo a Tommaso d'Aquino, chiaro, proporzionale, armonica. Ma secondo la mia tipologia ricadiamo nella maschera. Questa bellezza glaciale, ideale, armonica è di nuovo in qualche modo vicino alla morte o alla maschera per via della sua fissità, perché se torniamo a Barthes che diceva l'aria, se torniamo a Rilke che diceva i vari visi, ci vuole una certa malleabilità, plasticità per allontanarci dalla maschera funebre. E così mi avvio verso lo schema tensivo del volto, perché per esempio quelle sono bambole, sono morti, non hanno sguardo, e lo sguardo è il luogo della Proust, della fisionomia mobile, la prunelle, della titillazione dello sguardo. Anche se volete simulare emozioni, non riuscite a farlo, perché possiamo vedere che non c'è congruenza tra la vostra espressione e la vostra emozione. Quello succede nella titillazione degli occhi. Per quello che ho fatto vedere, che queste espressioni non sono espressioni, sono ancora maschere funebre, perché sono posture di espressioni dove manca la congruenza tra emozione e espressione. Sulle vostre fotografie di profilo di Facebook fate una smorfia, un rictus di felici o di infelici, non lo so, avete una postura, non è la vostra il vostro viso naturale. E quindi, se vogliamo riflettere sulle espressioni, dobbiamo di nuovo risalire anche a Deleuze, che faceva vedere, che ho finalmente ritrovato la mia macchina, no, il termine mi sfugge, questa baratteuse, si dice in francese, per fare il latte e il burro.
L'espressione per Deleuze che ritorna a Bergson sono micromovimenti del viso che sono quando il corpo non può più reagire in un modo sensorimotoria a non può più reagire a una situazione, esce sul viso. Per esempio, non posso combattere, quindi c'è una piccola espressione visiva. Lui si interessava all'affetto, secondo la definizione di Bergson, e al close-up nel cinema, dove otteniamo l'affetto puro. L'affetto puro, per esempio, qui la diffidenza che diventa fiducia. Questi contadini non ci credono, alla fine ci credono perché funziona, esce il latte e tutti sono fiduciosi. Allora, l'espressione è una cosa molto delicata, ha studiato anche Del Sartre, no? Quel professore di arte drammatica, che diceva che un attore, prima di incarnare qualcosa, deve passare per uno stato neutro, che è la decomposizione. Se avete un viso neutro, avrete le mascelle che cadono e sarete molto brutti, ma bisogna fare questo prima di recitare. E arrivo finalmente al mio schema tensivo problematico. Già ho detto che il viso scappa alla triade di Peirce, perché non sappiamo bene dove metterlo nell'indice, icona, indice, simbolo, ma scappa anche allo schema tensivo, che sarebbe piuttosto la semiotica parigina, no? Silberberg, dopo Fontani, eccetera. Perché allo stesso tempo non so dove collocare quel bassorilievo di cera. Potremmo dire, questo è l'asse della intensività, questo è l'asse della estensione. Più intensivo, più malleabile, più siamo vicino al vultus, al volto nel senso etimologico, dove vultus verrebbe da welle, welle significa volere, quindi dalle emozioni. Il vultus sarebbe quello più emotivo, più malleabile e più plastico. Qui ci avviciniamo al facies, la faccia. Il facies ippocratico era nell'antichità il momento in cui Ippocrate era già nel paradigma indiziario, perché vedeva al viso che un uomo era moribondo. Poteva identificare il momento in cui la faccia cade nella morte. Si chiama il facies ippocratico. Allora, si potrebbe dire che più malleabile, più espressivo, le smorfie, espressione, le mimiche. Si potrebbe anche citare Abi Warburg, il celebre storico dell'arte tedesco, che dice: nell'antichità, dove c'era ancora il dionisiaco, avevamo le pathos formen, le formule del patetico. Il pathos è una mimica intensificata. Quindi ci sarebbe il pathos, mimica, l'aria, il tic nervoso. Che cos'è il tic nervoso? Lo dice anche Deleuze. È un momento dove un tratto del tuo viso scappa all'organicità del viso, ma il viso lo riacchiappa subito. E di nuovo il tic nervoso non viene accettato dalla macchina di visaggeità. E poi si scende verso la maschera. Ma il problema è che le espressioni si trovano in due posti, che non so dove collocare il mio bassorilievo, e quindi chiedo il vostro aiuto. Chiedo il vostro aiuto anche per un piccolo esercizio interattivo in tre momenti. Allora, quindi vi darò la parola per riflettere con me a altri tipi di maschere. Altri tipi di maschere che si usa nell'armata americana è un exoscheletro, uno scheletro esteriore
con occhi un po' particolari. D'altra parte, il riconoscimento facciale attuale, soprattutto in Cina, dove si chiama anche l'occhio del cielo, che per la sorveglianza dappertutto riescono a individuare, per esempio, uno che avrebbe rubato la carta igienica in un albergo. Siete osservati in tutti i momenti della vostra vita, se attraversate una zona pedonale, eccetera, passaggi pedonali, paghi la multa. Serve a evitare furti di carta igienica oppure nei bancomat, eccetera, equipaggiato da riconoscimento facciale. Le compagnie aeree usano il riconoscimento facciale invece boarding pass. Quindi non fate smorfie quando passate, se no non potete salire sull'aereo. Prima riflessione. Seconda riflessione è il rapporto tra estetica e etica. Conoscete forse questo famoso, ce l'avevo anche in immagine, è un po' impressionante, no? Avevo anche l'articolo. Lui era inizialmente, questa artista era inizialmente marionettista e ha fatto questi pupazzi di silicone e altri materiali che ci guardano, che hanno una misura estrema, e voglio riflettere con voi sul rapporto tra estetica e etica, perché naturalmente abbiamo tralasciato l'etica, lo sguardo, la faccia, Levinas, che conoscete, che tra l'altro ho avuto l'opportunità di frequentare una sua conferenza prima della morte, e avevo un amico, ha detto dobbiamo abbracciare la faccia di Levinas, e siamo andati in un boschetto dopo la conferenza, siamo andati a abbracciare Levinas, così ancora ho una traccia di Levinas sulle mie guance. Era molto impressionante, ho potuto abbracciare Levinas, che lavora sulla faccia e sull'imperativo etico legato alla faccia dell'altro, che è una specie di tutt'altro che mi impone un comportamento etico. Derrida lo fa col suo gatto, dice in questo bellissimo testo che quando esce dalla stanza da bagno nudo e lo guarda suo gatto, lui prova una specie di vergogna. Non so se voi vi vergognate davanti al vostro gatto, ma c'è questo sguardo scrutatore, imperativo, che ci fa star male. E volevo riflettere con voi alla fine su un altro tipo di viso o di maschera, se volete, coperto o scoperto. Che cosa ha a che fare con la nostra problematica, la problematica di questo seminario, il fatto di togliere il velo, per esempio di questa ragazza, è già ormai diventato virale, no? Si tolgono il velo, e la proibizione del viso nel decalogo, potete dire, non, perché il decalogo non dice che non si possono riprodurre visi, non si possono riprodurre visi integrali con la loro dimensione d'invisibile, quindi è tutto molto delicato. Allora, se siete d'accordo, ci possiamo non fermare qua, ma vorrei sentire le vostre reazioni, soprattutto ai quattro ultimi alle quattro ultime diapositive, se potete aiutarmi a capire meglio dove collocare questi esempi e questi nuovi trattamenti del viso e questo paradosso intrinseco del viso. Non è finito, quindi come facciamo? Facciamo un dibattito o ci
fermiamo qua, però vorrei comunque sentire. Sentiamo innanzitutto se fino a questo punto ci sono delle domande, no, dei commenti su questa presentazione molto ricca sul volto e sulla sua semiotica. Sì, io sono il gatto che vi guardo. Hola. Potresti tornare anche sullo schema? Sì, questo sì, esatto. Allora, per quelli che non conoscessero questo schema, si tratta di uno schema tipico di una versione della semiotica molto avanzata, che si chiama semiotica tensiva, la cui caratteristica principale sta nel tentativo di cogliere i fenomeni di senso non soltanto come fenomeni discreti, ma anche come fenomeni continui, dove ci sono cioè delle sfumature. La semiotica tensiva, che ovviamente noi non abbiamo ancora parlato diffusamente, ma è uno strumento fondamentale, quando cerchiamo di cogliere il significato di qualcosa come il volto, che ha una straordinaria malleabilità, plasticità, una serie di sfumature nel suo uso sociale e culturale, che forse si presta meglio ad una lettura secondo il continuum che secondo invece la classica, diciamo, interpretazione strutturale discreta, bianco-nero, 1-0, positivo, negativo, polarizzazione. Quindi qui avete, diciamo, una rappresentazione classica del modo in cui la semiotica tensiva articola un fenomeno di senso, e in questo caso si tratta di uno schema tensivo nuovo, quindi è una nuova proposta che cerca di catturare il potere di significazione del volto. Abbiamo avuto tra le conferenze passate una conferenza sulla smorfia che è molto interessante, perché credo che nel tuo schema prenderebbe la posizione della contorsione della smorfia, però contemporaneamente nella lettura che c'era stata proposta, per esempio, assomigliava più a un tic, cioè a una come dire, espressione, cioè la differenziazione che era stata proposta da Daniela Ghidoli era tra smorfia intenzionale e smorfia non intenzionale, nel senso che la smorfia non intenzionale in qualche modo funziona un po' come un riflesso, in cui intervengono dei pattern di significazione spesso contrastanti, addirittura contraddittori, difficili da riprodurre se non dai grandi attori, dai grandi simulatori, eccetera, eccetera. Questa è la difficoltà, se c'è l'intenzionale o il non intenzionale, non si è mai sicuri. Un viso può simulare in tal modo che non si sappia che se la smorfia sia intenzionale o meno. Per quello che volevo farvi vedere queste, laughing out loudly, sono intenzionali, non intenzionali, una messa in scena, sono smorfie, sono rictus. Questo è molto difficile da discernere. Nel libro ci sono specialisti che riescono a distinguere, sono psicologi, riescono a distinguere una simulazione di una non simulazione, con tecniche soprattutto sulla la pupilla non può mentire. Anche l'idea che se c'è l'eccesso, ecco, c'è la l'ho messo qui, no? Nell'articolo di Lanares, l'accentuation des expressions nuit à leur crédibilité. Il overacting nuoce alla credibilità. Quindi qui non siamo nella simulazione, ma è interessante vedere che la smorfia è difficile da collocare bene. E ho anche aggiunto una freccia che occuperebbe un quarto polo e ricadiamo quasi in un quadro gremassiano, no? Un quadro attanziale, non attanziale, ma quadro semiotico, perché lui è un po' all'intersecazione del malleabile, perché siamo nella cera, e dell'effigie. L'ho messo lì in una
posizione un po' particolare ed è voluto, perché Luigi XIV voleva, ha accettato questo ritratto di cera come se volesse già fissare, immortalare la sua immagine somigliante, quindi molto realistica. Lui era molto furbo, non voleva un emblema iconica, voleva un emblema che sia allo stesso tempo naturale, per quello l'ho chiamato il doppio volto. Voleva un volto iconico e un volto allo stesso tempo indiziale, verista, eccetera. E questo è proprio molto intelligente, lo fanno anche i nostri governanti, fanno momenti in cui diventano umani, vanno alla fiera dell'agricoltura a abbracciare i contadini, mangiano, e poi sono in altre posture, come il Macron che viene paragonato a Jupiter, Giove. Tutte giocano con questa ambiguità, quindi il potere non è dire semplicemente è idolatria, è un'idolatria di icone, no, è molto più calcolato, più sottile. Sì, secondo me c'è una linea per noi fondamentale nella tua conferenza che riguarda proprio la rappresentazione del volto del potere. C'è questa maschera di cera bellissima, tra l'altro una straordinaria somiglianza con Ibra, non so se tu sei un calciatore. Ah sì. Sì, una straordinaria somiglianza, lui ride poco, però quello che dice è molto vero e molto interessante vedere, anzi vi invito nei prossimi giorni, nei volti che vedete nei media, a fare attenzione ai volti che sorridono e ai volti che non sorridono. Perché ci sono dei volti, per esempio, nella comunicazione contemporanea che per statuto non sorridono mai. Quali sono secondo voi i volti nella comunicazione contemporanea, quella che vi circonda tutti i giorni, che non sorridono mai? Ci sono dei volti che vedete tutti i giorni, li vedete in televisione, li vedete nei poster, li vedete... Il professore. Il professore. Cosa è sorridere? Però no, ci sono dei volti che per statuto non sorridono mai. Le forze dell'ordine, però nella rappresentazione mediatica spesso vengono umanizzati, no? C'è questo tentativo di umanizzare la forza dell'ordine, invece c'è un altro, c'è un'altra categoria sociale. Le modelle e i modelli non sorridono mai. E perché secondo voi non sorridono mai? Ma non è soltanto quello, prego. Come se venissero deumanizzati, sono solamente degli involucri, dei manichini, che non devono manifestare la loro umanità, non è quello il loro compito. Sì, ci sono, secondo me, non so cosa ne pensi, ma ci sono diverse, c'è un intreccio di diverse esigenze. Un'esigenza, adesso vedo la parola, è quella di comunque evitare ogni concentrazione sul volto. Noi abbiamo visto, no, la professoressa Kais ci ha spiegato che ci sono delle make-up charts, le quali cercano di far assomigliare tutti i modelli e tutte le modelle che fanno parte, che prendono parte alla sfilata di uno stesso stilista, proprio perché quello che deve essere colta, quella che deve essere colta è la differenza rispetto il senso, rispetto al vestito, non il volto della modella, non il volto del modello. Questo però ha un senso nella sfilata, ma non ha tanto senso quando noi vediamo questo gigantesco poster di un vestito, non so, di Dolce & Gabbana, un modello, una modella di cui non conosciamo il nome, oppure la conosciamo se si tratta di una top model, e mai la vedremo sorridere, quasi mai. Sono solamente delle eccezioni. Allora, in quel caso l'esigenza è sì quella di far concentrare l'attenzione sul vestito, c'è forse anche l'idea di trasformare questo corpo in un mero supporto per la proposta del disegnatore, dello stilista, ma c'è anche ancora qualcosa d'altro che veniva messo bene in luce da questa, diciamo, interpretazione del volto del re, del volto del sovrano. E ricordate questo episodio molto divertente di questa statua sbagliata del Bernini, questo sovrano sorridente. Allora è necessario che in qualche modo le modelle si collochino in una trascendenza. Noi siamo abituati a un volto trascendente che non sorride mai. Gesù Cristo non sorride mai, non c'è un'iconografia sorridente di Gesù.
Quindi per chi è nato e cresciuto circondato da questa immensa iconografia, la divinità, al contrario di quanto succede per esempio nel buddismo, dove c'è questo mezzo sorriso di serenità, eccetera, eccetera, per noi, dico noi che siamo cresciuti, non, anche se non cristiani, ma comunque in una cultura plasmata dal cristianesimo, il Dio come il sovrano è un Dio serio, è un Dio che non ride, è un Dio che non sorride, no? Giove sorrideva, ma con la religione dal monoteismo non si sorride più. È vero. Giove si divertiva anche, esatto. Però ecco, il problema è per cosa succede a questo volto non sorridente del potere, sia politico che mediatico, quando il potere ha necessità di diventare populista, no? Allora si mette a sorridere e Diciamo sopra a sorridere, no? Se vedete i candidati alle ultime elezioni politiche, non solo sorridono, ma non sono quasi in sé, cioè non li vedete mai, come dire, privi di un sorriso, privi di un ammiccamento nei confronti del pubblico, cioè questa idea di trascendenza è, come dire, sublimata a favore di una convivialità, no? Di una continua empatia, spesso artificiosa, no? È molto interessante perché ribadisce l'idea che un volto è sempre normativo rispetto a una norma che gli sta dietro, e poi ci sono delle deroghe alla norma. Appena si fa una deroga alla norma diventa molto significativa, lì entra il senso. Ma volevo forse anche... Su questo forse ti interrompo un attimo perché siamo per un buon dialogo, ma per esempio un'amica che nelle foto non sorride mai, per scelta, no? Per scelta forse anche per natura psicologica, e nelle foto la sua presenza nelle foto di gruppo è inquietante, sembra che ci sia qualcosa che non va, no? Non c'è niente che non va, perché se spostassimo questa persona in una foto giapponese fino agli anni 60-70 sarebbe assolutamente a suo luogo, a suo agio, non ci sarebbe questo scarto differenziale. Lo scarto differenziale vi sarebbe invece, sapete che le foto tradizionali delle famiglie giapponesi fino alla globalizzazione della postura fotografica, che è diventata sostanzialmente quella americana, no? Del sorriso, cheese, eccetera eccetera, e la postura tradizionale delle foto giapponesi era con le braccia attaccate al corpo e seri, tant'è vero che in alcune classi sociali anch'io quando facevo le foto con i miei colleghi ero io l'unico a sorridere, come un cretino, no? Quindi lo scarto dalla norma è molto importante. Scusa, ti interrompo. Sì, no, questo era valido anche in Occidente, dove nell'atelier del fotografo si faceva tutta una messa in scena, ma mai si sorrideva. Perché il sorriso è sempre... Volevo dire, poi mi sfugge ora sul... è sempre una specie di inferiorizzazione, sì. Di scendere da un piedistallo, come tu hai detto, di trascendenza o di potere. Però volevo tornare un attimo a queste due ultime immagini, dove si riflette non al viso dall'esterno, ma anche al viso, in quanto percepisce dall'interno. Se pensate al velo, ci sono bellissimi testi di Gérard de Nerval, per esempio, in cui studia le donne nel suo viaggio in Oriente, nel Cairo, a Cairo, e dice loro hanno questa opportunità di vedere il mondo senza essere visto, quindi un certo voyeurismo quasi di essere... No, volevo tornare sul fatto che sulle foto attuali del passaporto non si può sorridere, e si deve togliere il velo, quindi abbiamo la problematica che raggiunge questa... Questo dipende anche un po' dai software che stanno comunque progredendo, ma i software, quelli usati fino a poco tempo fa per il riconoscimento facciale, non avevano la capacità dinamica che abbiamo noi esseri umani di riconoscere un volto nonostante la sua, come dire, distorsione topologica. Mm-hmm. E
il sorriso può provocare, questo voi lo vedete anche con i bambini, se voi sorridete troppo a un bambino non vi riconosce più, quindi scatta il pianto, una cosa che vi lascia un po' esterrefatti, voi gli sorridete e non vi riconosce più e comincia a piangere. No? E quindi nello stesso modo questo dispositivo permette di vedere in un modo ubiquitario senza essere visto. E quindi lì dobbiamo riflettere non sul viso visto, ma sul viso sentito, vissuto. Come viviamo, poi le persone deturpate hanno questo terribile problema di non corrispondere più con il loro viso trapiantato, deturpato, che non si riconoscono, loro non si riconoscono perché dal di dentro sono naturalmente solo percepiscono il mondo, dimenticano il loro viso, per quello che non si dà lo specchio subito a uno che è stato trapiantato, se lo dà solo progressivamente. Ma qui c'è una cosa strana, perché se il nemico non ha più viso cambia tutto in una guerra, no? Il nemico non ha più viso, viene uccidi con gli infrarossi qualcuno, è diverso di uccidere all'epoca dell'infanteria, si uccide qualcuno che hai guardato nel viso. E scusi, è la tematica di Le Juste de Camus, il terrorista perché non ha lanciato la bomba alla fine? Perché il bambino del granduca Serge che doveva uccidere gli ha guardato negli occhi, quindi non ha sopportato. Quest'ultima considerazione che lei ha fatto mi può venire in mente una puntata di una serie TV. Lo sentite? No. No, allora più. Allora, quest'ultima considerazione che lei ha fatto mi ha fatto venire in mente una puntata di una serie TV che si chiama Black Mirror, uh-huh. In cui i protagonisti sono dei militari, ambientata in un futuro prossimo, uh-huh. Sono dei militari a cui viene come dire, installata una maschera, chiamata uh-huh. maschera, che permette a questi individui di uccidere altri esseri umani per il solo fatto di non riconoscerli come esseri umani. Cioè, nella maschera loro erano degli zombie uh-huh. e malati, ma di malattie che non sono contagiose, ma che magari in un futuro prossimo i governi, cioè la puntata era fatta in questo modo, decideranno di commettere un genocidio, comunque di eliminare quelle persone che possono essere nocive, tra virgolette, per la sopravvivenza della specie. E quindi in questo, pensando al volto, è interessante notare come in questa puntata il regista abbia voluto trasformare gli esseri umani malati in mostri, in modo tale che per il militare sia più facile ucciderli. Uh-huh. Poi volevo fare un'altra considerazione sul gatto, uh-huh. cioè sul fatto che il gatto ci guarda e noi uh-huh. come dire, ci imbarazziamo. Uh-huh. Questo ma mi sembra una cosa magari anche abbastanza ovvia, però secondo me noi esseri umani per natura proprio, cioè neanche senza neanche accorgercene, siamo portati a siamo degli animali sociali, siamo portati ad interagire con le altre persone, per cui gli occhi, non magari il viso, non so se si può chiamare viso quello del gatto, comunque, però negli occhi riconosciamo una certa umanità, per cui ci vergogniamo. Questa. Poi avevo un'altra domanda da fare che è più diciamo sul piano linguistico. Mi chiedevo se ci fosse una differenza, secondo me c'è, tra la parola volto, la parola viso e la parola faccia. Grazie di tante domande. Sì, per il volto, faccia del gatto. E se proviamo vergogna è che l'abbiamo comunque percepito come quasi umano, no? Se no non avremmo questo. Naturalmente ci vorrebbero questi studi ormai della zoocentriche che direbbero che in ogni caso un animale può metterci in imbarazzo. Io sono ancora dell'antico paradigma in cui lo trovo un po' strano.
Invece, quando ha detto dei termini, ho provato anche a collocarli in questo schema, avendo letto tante persone che dicono il vultus, volto, sarebbe il più vicino alle emozioni. L'effigie ovviamente è un'icona che si può trasportare, impiccare in effigie, quindi sarebbe più vicino al non emotivo assoluto. E la faccia anche, la faccia però ambigua anche perché facere, fattura, è anche qualcosa che è stato fabbricata, la faccia viene da facere, fare, quindi c'è la factura. Il viso viene da vedere, è quello visto. In francese si usa piuttosto visage, visage è più vicino al viso, quindi volto per noi è un po' strano, noi mettiamo tutto sotto il cappello del visage. La faccia diventa per me subito trascendente, faccia divina. Quindi secondo me è anche molto culturale, no? Questa differenza terminologica, ma sono forse d'accordo con l'idea del volto? Non lo so, perché avete scelto volto per il seminario e non viso? C'è già una decisione en amont? Diciamo che sono tre termini che vengono utilizzati come dei sinonimi, molto spesso, quasi. Ma che come tutti i sinonimi, non sono perfettamente di sinonimi, cioè ci sono delle sfumature di senso che però non emergono tanto a livello denotativo, ma emergono più che altro a livello connotativo, nel senso che hanno una estensione metaforica diversa. Noi possiamo parlare di faccia a proposito di entità non umane in modo diverso di quanto possiamo parlare di volto a proposito di entità non umane. Quindi quello che cambia è la estendibilità metaforica di questi tre termini. Quando utilizziamo il termine volto non escludiamo questa estendibilità, perché possiamo parlare del volto di un problema, del volto di un paesaggio, possiamo parlare del volto di una conversazione, ma si tratta comunque di una metaforizzazione che fa perno su una concezione essenzialmente umana del volto. La faccia è invece un termine che sì, si rivolge, si riferisce al volto umano, ma contemporaneamente ha una estendibilità metaforica molto maggiore. Noi possiamo parlare di qualcosa che ha una faccia, di un problema che ha più facce, di un oggetto che ha più facce. Sarebbe più difficile parlare di un oggetto come di un oggetto che ha più volti, per esempio, no? Perché la connotazione che diamo a questo termine faccia è una connotazione più topologica che esistenziale. Quindi, in latino c'era ancora os, oris, la bocca, che stava per la faccia. C'è uno studio nel testo, nel volume, che parla proprio della terminologia all'epoca latina. Anche molto. E poi a seconda delle lingue, come diceva giustamente la professoressa Lelitz, c'è un'articolazione semantica diversa del campo semantico del volto, della faccia, del viso. Ci sono alcune lingue in cui l'etimologia del volto è molto diversa. Per esempio il volto non è più qualcosa che si vede, il viso non è più qualcosa nel quale si esprime una volontà, il volto non è qualcosa che è fatto, no, a immagine e somiglianza di un altro volto, la faces, ma è qualcosa che ci sta davanti, no? Qualcosa. Quindi a seconda delle lingue, a seconda delle culture abbiamo una articolazione semantica fine interna del volto che funziona in maniera diversa. Se conoscete delle altre lingue, provate a pensare come si dice volto nelle lingue che conoscete e come ciascuna particolare denominazione di questa parte del corpo umano poi ha una connotazione, un'aura metaforica diversa. Sì, c'è anche l'opposizione tra faccia e profilo, di faccia, di profilo. Le effigie che abbiamo visto sui medaglioni erano tutti di profilo, gli imperatori romani erano di profilo. È abbastanza recente di far vedere qualcuno di faccia. Il profilo ha una virtù discriminatoria superiore, lo dicono questi della morfopsicologia, che non la faccia. Quindi è un po' per quello che i banditi arrivando nella
prigione li fanno fotografia di faccia e di profilo per avere l'integralità del. Sì, poi rispetto a quello che dicevi, è molto interessante capire quando questa visageità viene trasferita da un volto umano a un oggetto, a un paesaggio, come avviene questo trasferimento e diciamo, quale può essere nelle diverse lingue, nelle diverse culture la denominazione più appropriata, perché la zangola, di cui parlavi, cioè questo attrezzo per fare il burro, zangola, e naturalmente diciamo, nel momento in cui la rappresentiamo cinematograficamente come un essere dotato di un volto, in quel caso anche la modalità della rappresentazione ci spinge a concepirla come dotata di una faccia, di un viso, di un volto. Nella interpretazione di Levinas, per esempio, la faccia è qualcosa che è molto vicina alla facciata, no? Che è esattamente, diciamo, l'opposto fenomenologico per Levinas rispetto al volto. La facciata è qualcosa che si presenta a noi, ma che non reagisce a noi. Quindi è un volto sostanzialmente inanimato, no? È sempre un volto, ma è un volto inanimato che ha perso la sua caratteristica di umanità. Lo fa anche Erwin Goffman dicendo, certo, che la parte anteriore della, del proscenio della casa è la sua faccia e della facciata, sì, e il vestibolo, sì, eccetera. E allora altre due cose molto interessanti secondo me che ci hai raccontato. Uno è che noi ci concentriamo molto sulla rappresentazione, sulla percezione del volto dall'esterno, sì, ma è fondamentale ripensare al volto anche nella sua percezione dall'interno, non soltanto dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista semiotico. Vi faccio un altro esempio giapponese. Se voi parlate sempre del Giappone, perché è un po' il paese dove tutto succede in maniera diversa, che quindi ci fa capire come il nostro funziona. Ma se voi andate nella metropolitana in Giappone, non vedete dei volti. Che cosa vedete? Che cosa vedete? No. Cioè, vedete dei volti, ma non li vedete nella stessa maniera in cui li vedete nella metropolitana di Roma, nella metropolitana di Milano, nella metropolitana di Parigi. Sono immobili. Non sono soltanto immobili, ma sono anche parzialmente invisibili. Perché sono invisibili? Tutti uguali? No, non perché dormono, perché sono tutti o quasi tutti coperti da mascherine. Non soltanto nei periodi di epidemia, non soltanto nei mesi invernali. La mascherina sta nel Giappone, in altre società, o ha già superato la sua funzione puramente immunitaria dal punto di vista sanitario, e ne ha acquisita una invece sempre immunitaria, ma dal punto di vista estetico. Cioè io non voglio... Anonimizzante. Esatto, anonimizzante, e soprattutto l'idea che io mi sei... Io parlavo a volte con le mie colleghe giapponesi, no, che andavano in giro con questa enorme maschera, le più, come dire, costose, anche quelle più ricercate, sono fatte con le uova di spruzzo, perché hanno questa porosità perfetta che consente di respirare, ma contemporaneamente di non assorbire, diciamo, agenti esterni. Quindi avevano queste enorme maschere che coprivano quella parte del volto, gli occhiali da sole, poi il cappello. Ma perché vai in giro così? Cioè, mi sento più libera, no? Questo senso, in realtà, voi lo sentite dire anche da molte ragazze che scelgono di portare il velo. È vero, il velo è molto spesso un'imposizione patriarcale, eccetera, eccetera, però è un oggetto complessissimo da studiare, perché nella percezione interna del volto spesso questi dispositivi di occultamento sono vissuti come dei dispositivi di libertà. Io non mi faccio vedere è come se potessi andare in giro in qualche modo con una maggiore sicurezza, no? Questa non, è la funzione della maschera, d'accordo. Della maschera, della maschera nella metropolitana giapponese è molto questo, cioè. Prego. No, ieri proprio parlavo del velo con una mia amica musulmana, che diceva proprio come noi occidentali, cioè ignoranti in materia, che sappiamo del velo così senza averlo studiato, pensiamo che il velo per le ragazze musulmane sia qualcosa che nasconde, sia come una sottrazione dell'identità,
in realtà lei mi diceva è proprio la nostra identità, cioè io porto il velo per affermare la mia identità, non per nasconderla. E poi c'è un fatto di cui lei mi parlava, mi diceva che praticamente le ragazze con il velo, soprattutto nei rapporti con l'altro sesso, si sentono più considerate a livello intellettuale rispetto che a livello fisico, cioè anche se hanno un velo soltanto nei capelli e non nel burka, però questo, lei è musulmana e tutto questo è una considerazione, ma allora perché lo pongono? Sì, è un tema molto molto complesso, dobbiamo forse dedicare una lezione intera, seminario. Forse un'ultima, una ragazza italiana che non si riesce a riuscire a fare le scelte di vita per una settimana, e lei mi ha detto che lei ha iniziato, ultima domanda dopo, sì, che lei si è portata in velo e non gli piace la certificazione di davvero, ha detto lei che quando porti il velo tu decidi di avere un certo tipo di comportamento che è modesto, che è un portare il profumo, che è tutte le cose qua, a un certo punto deve essere tolto perché era in posizione alla sua natura e lei c'è che non le piaceva per niente, io sono una bambina, le ragazze nate in Inghilterra che portano il velo e sono iperfruttate, super finissime, sexissime, e diceva tu stai dicendo, stai facendo l'opposto di quello che dice il velo, allora le fatto diventare accessorio di moda, quindi secondo me è molto interessante. Io parlo di una ragazza che ha detto che riesce in un momento perché se lo sentiva più vicino alla religione, quindi questo è un tema molto complesso, magari ne parleremo in una lezione intera. Voi sapete che il paese con il più alto tasso di rinoplastica al mondo è l'Iran, ed è un paese dove c'è anche il mercato forse più ampio di maquillage per diciamo, modificare attraverso il trucco l'apparenza del proprio volto. Quindi è un fenomeno molto complesso con molte contraddizioni. Dobbiamo invitare la professoressa Reynolds un'altra volta, per adesso la ringraziamo molto. Con un sorriso non finto, grazie a voi. Un sorriso naturale, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.